Prego. Prego, prego. Allora, direttore, come si è chiusa la sessione? Un bilancio anche per quello che riguarda il suo lavoro, il suo operato, insomma. Ma io credo che il giudizio sta a voi darlo, nel senso che non è che io mi do i voti da solo. Per quanto mi riguarda e per quanto credo riguardi la società, lo staff tecnico, siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto, siamo convinti e sicuri, tra virgolette, di aver fatto un buonissimo lavoro e soprattutto di avere una squadra molto competitiva. Quindi siamo soddisfatti. È normale che nelle dinamiche del mercato ci può essere sempre qualche miglioramento, ci può essere qualche cambiamento, soprattutto tenendo conto anche che così, quando si va a una sessione come quella di ieri, possono nascere delle idee all'ultimo momento che vuol dire magari dare l'opportunità allo staff tecnico di avere giocatori diversi, con caratteristiche diverse, per interpretazioni diverse. Però questo solo se la squadra, diciamo, può essere migliorata. Noi per quanto riguarda quello che è successo ieri abbiamo approcciato diverse situazioni, le abbiamo valutate, però facendo una valutazione globale per quello che era l'aspetto tecnico, l'aspetto economico e l'aspetto, diciamo, del riempimento della rosa, abbiamo ritenuto che non ci fossero delle opportunità che ci potessero migliorare e quindi abbiamo preferito, diciamo, non fare operazioni tanto per riempire magari una casella, visto che siamo 16 over. E potevamo avere questa opportunità, perché è un'opportunità che può essere sfruttata anche in un secondo momento, oppure tenendo conto anche di eventuali emergenze, perché non dimentichiamo che il regolamento prevede solo la sostituzione di un portiere, eventualmente per cause di forza maggiore, mentre per quanto riguarda la rosa, un'implementazione può avvenire solo poi nel mercato di gennaio. Quindi abbiamo ritenuto questo, ecco, valutando tante situazioni proprio per cercare di dare a questa squadra, soprattutto allo staff tecnico, più armi. Però le opportunità di ieri, o per diciamo, qualità-prezzo, o per proprio delle valutazioni che abbiamo fatto noi dal punto di vista tecnico, non è arrivata magari l'operazione che se ci fosse stata l'avremmo colta al volo. Avevate su un centrocampista, avevate scelto, avevate più o meno definito Modric, che era là, appunto vedere. Come mai poi è saltata? Ieri a Galassi ci spiegava che c'erano dei problemi legati al tesseramento. Ma la Non situazione di è. Modic è, diciamo, che era un'opportunità di mercato che, come dicevo prima, possono nascere proprio sul momento. Modic è un giocatore che noi abbiamo seguito prima dell'altro mercato, cioè quando siamo andati a costruire la squadra. Era un giocatore che secondo noi ha caratteristiche importanti, però è un giocatore anche da costruire, da lavorare. Nel 97 ha fatto appena 14 partite, però poteva darci ovviamente qualche arma in più e soprattutto ha delle caratteristiche particolari, crescendo può diventare effettivamente un play importante con caratteristiche da grande giocatore. Quest'estate non c'erano le condizioni secondo noi per farlo dal punto di vista economico, perché ovviamente è un giocatore su cui il Milan punta, quindi non avevamo ritenuto che ci fossero le condizioni. Ieri invece c'erano queste condizioni. Secondo noi poteva essere un'operazione giusta per, ripeto, qualità-prezzo e anche per dare magari alcune caratteristiche diverse al nostro centrocampo. Sembrava tutto facile e scontato perché era apparecchiato tutto, il Milan ha dato l'accordo, il Brescia ha dato l'accordo, ci abbiamo messo credo 30 secondi a trovare la quadra anche dal punto di vista economico, perché noi ovviamente più di tanto non volevamo esporci. Purtroppo nel momento in cui siamo andati a formalizzare il tutto è sorto un problema insormontabile, nel senso che il ragazzo ha fatto un incentivo all'esodo col Brescia importante, che gli copriva gran parte dello stipendio, e questo incentivo è stato fatto dal Milan in maniera che valesse solo per il Brescia. E quindi in quel momento non poteva aver valore quella carta trasferendolo a un'altra squadra. L'unica opportunità era che il Brescia restituisse il giocatore al Milan e noi facessimo il prestito, ma tecnicamente questa operazione non è possibile nella stessa sessione di mercato. Ecco, magari è possibile a gennaio, ma non adesso, e quindi non era proprio dal punto di vista tecnico e dal punto di vista burocratico non era fattibile. Quindi abbiamo preso atto di questo, come rammarico nostro del Brescia e credo anche del ragazzo, perché ha capito che
probabilmente a Brescia hanno costruito una squadra giovane, adesso hanno preso alcuni accorgimenti, hanno comprato Pinzi, magari lui sarebbe venuto volentieri nella nostra realtà, anche perché in quel ruolo potrebbe aver avuto uno spazio enorme. Faccio l'ultima domanda da parte mia, adesso il mercato è concluso, c'è un altro mercato perché riguarda quello degli svincolati, se avete delle idee anche di là, insomma, e se intendete riempire questa casella che Ma ti ho con... detto, noi staremo vigili, nel senso che c'è questa opportunità e quindi se capita una situazione che, ripeto, può migliorarci, ma soprattutto possiamo dare armi diverse al nostro allenatore per poi poter scegliere in piena libertà e poter interpretare e dare una connotazione tattica molto, molto marcata a questa squadra, cercheremo di coglierla, però ci devono essere caratteristiche che devono tenere conto di vari parametri, un parametro economico, un parametro tecnico e soprattutto anche deve avere qualitativo, cioè nel senso che se dobbiamo prendere un giocatore, ripeto, per riempire una casella non ha senso, se è un giocatore che ci può migliorare, ci può completare, lo valuteremo. Non vi nascondo che ci stanno subissando così, di telefonate, di gente che si offre, di gente che addirittura anche calciatori importanti che verrebbero in prova. Dobbiamo valutare una serie di situazioni, però lo possiamo fare con un po' più di calma, mente fredda, tirando anche magari le somme di un po' di campionato, nel senso che vogliamo anche vedere questa squadra all'opera e non esprimere giudizi affrettati o molto superficiali. Senti, a proposito di giudizi affrettati e molto superficiali, è bastata una partita per, tra virgolette, scatenare la critica dei tifosi nei confronti di Gigi. Cosa vuoi dire con riguardo a questa situazione? Io credo che cioè nel calcio un po' c'è questa mancanza di equilibrio, cioè una vittoria esalta, un mezzo passo falso, scatena giudizi, ripeto, molto perentori e affrettati. Secondo me è evidente che anche noi facciamo delle valutazioni, stiamo costruendo una squadra nuova, stiamo costruendo un progetto nuovo, per cui non è che possiamo avere tutto e subito. Dobbiamo, credo, tutto l'ambiente, la squadra, la società, i tifosi, ma anche i media, prendere in considerazione il fatto che non siamo più nei dilettanti, che giochiamo in un campionato molto più competitivo, i valori si sono alzati, quindi dobbiamo tener conto di tanti elementi. Cioè, faccio un esempio, l'anno scorso avevamo anche dei vantaggi indubbi dal fatto che probabilmente noi ci allenavamo tutti i giorni, le altre squadre non si allenavano tutti i giorni, dal punto di vista tattico, spesso incontravamo squadre magari non così evolute, così preparate. Io credo che adesso siamo in un campionato che si chiama di professionisti e quando parli dei professionisti vuol dire che hanno uno staff tecnico che magari incontri, non so, per Piacenza c'è un allenatore che ha fatto tante stagioni in Serie B, quindi credo che dal punto di vista tattico, dal punto di vista dell'esperienza non siano sprovveduto. Credo che siano squadre che per motivi magari anche economici fanno leva su tanti giovani, giovani che ovviamente hanno una freschezza, un'esuberanza fisica che in questo momento della stagione ti può creare tanti problemi. Per cui credo che ci voglia un po' di pazienza, anche perché il nostro obiettivo non è certamente far bene il primo mese, ma è vincere il campionato e quindi dobbiamo lavorare e costruire in prospettiva. Abbiamo cambiato anche per quanto riguarda, per una serie di considerazioni, il nostro abito dal punto di vista tattico, quindi non è pensabile che tu cambi e tutti gli equilibri li trovi in pochi giorni di allenamento. E poi soprattutto bisogna capire anche, che credo che sia un po' il segreto di tutte le squadre, come mescolare gli ingredienti, cioè nel senso come mettere insieme questi giocatori e metterli in una condizione tattica perché possano esprimere le loro qualità migliori e le loro potenzialità. Per cui è un lavoro che va fatto maniera certosina, tutti i giorni, valutando anche i particolari. È indubbio che le prime prestazioni non sono state brillanti, non sono state esaltanti, siamo consapevoli che dobbiamo migliorare tanto, però credo che nella logica del momento non siamo veramente sfasati come qualcuno vuol far credere. Cioè, nelle prestazioni pur opache di queste prime giornate ci sono anche tanti aspetti positivi da cogliere e da pesare e da saper dargli il giusto peso.
Senti, ieri è stato anche l'ultimo giorno parmigiano di Longobardi. Cosa. Ma Longobardi è ovviamente un altro di quei giocatori da cui magari ti separi non in maniera semplice, con molto dispiacere, perché è gente che effettivamente l'anno scorso è arrivata e ci ha trasmesso un entusiasmo, una forza, una dedizione fuori dal normale, così come era stato con Lauria, così come era stato con Caccioli, così come era stato con Musetti. Cioè, sono tutti ragazzi che l'anno scorso, secondo me, hanno fatto qualcosa di straordinario, ma soprattutto nella disponibilità e nell'atteggiamento. Longobardi in particolare, perché ha vissuto anche delle vicissitudini un po' più pesanti rispetto agli altri, ha subito un infortunio non semplice, è rientrato anche in maniera un po' più affrettata, mettendosi al servizio della società, tant'è vero che noi quest'estate gli abbiamo dato tutta la disponibilità perché lui stesse con noi, superasse il discorso di doversi togliere la placca e quindi potesse allenarsi in un contesto organizzato, in una squadra, e avremmo fatto delle valutazioni perché avevamo anche carezzato l'idea di poterlo tenere. È ovvio che le considerazioni poi vanno fatte tenendo conto di tanti aspetti, e quindi tirando le somme non possiamo avere sei attaccanti più Baraia perché. Secondo me dobbiamo magari avere numericamente qualche elemento in più in qualche altro reparto, quindi abbiamo dovuto fare una scelta, cioè, condivisa con lui non è in mezzo a una strada, nel senso che è un giocatore che ha tanta considerazione, ha diverse richieste, sta valutando la migliore per lui e noi in questo momento, cioè, non nascondo che avevamo parlato con Matteo, con Guazzo, se ci fosse stata la possibilità che lui avesse trovato una sistemazione, noi l'avremmo valutata, cioè nel senso che anche per trovare il meglio per tutti questi giocatori. Guazzo in questo momento si sta allenando benissimo, è un giocatore che è convinto di dimostrare tutto il suo valore, è un giocatore secondo noi importante anche per questa categoria e abbiamo fatto questa valutazione qua. Quando avete pensato a un centrocampista, no? Che tipo di centrocampista vi eravate immaginati eventualmente? No, Sandro, io ritorno a quello che ti avevo detto prima. Noi è ovvio che se uno potesse prendere quello che desidera, le idee le abbiamo chiare, però ti devi adattare spesso a quello che ti offre il mercato o quelle che sono le opportunità del momento. Per cui il nostro obiettivo era far coincidere due parametri, che era di non sballare dal punto di vista economico, perché vogliamo mantenere una certa coerenza, vogliamo mantenere una linearità di gestione. Ci è stato dato un budget e noi assolutamente non dobbiamo sforare quel budget. E siamo convinti che sia un budget importante e sufficiente per vincere questo campionato. Dall'altra parte, dovevamo prendere un giocatore che spostasse gli equilibri, secondo noi, oppure che ci desse veramente delle caratteristiche che magari i nostri giocatori non tutti hanno, proprio per mettere Gigi, diciamo, a disposizione tutti gli strumenti possibili per poi esprimere le sue idee, le sue convinzioni e quello che lui ritiene più opportuno. E questo non è avvenuto e quindi dobbiamo anche fare di necessità virtù, nel senso che la nostra idea è di giocare 3-5-2, il play deve avere certe caratteristiche, e se trovavamo un giocatore che ci avesse migliorato l'avremmo preso, se avessimo trovato una mezzala importantissima l'avremmo presa, avessimo trovato un giocatore di Serie B, magari con esperienza, con impatto fisico, l'avremmo valutato. Cioè, abbiamo cercato diversi profili, però per una serie di motivi, poi anche tante situazioni che secondo noi erano molto interessanti, non si sono concretizzate. Ecco. Però, ripeto, avendo libero il posto, non è che la porta si è chiusa ieri alle 11, ma è ancora molto aperta. Anzi, io credo che in questi giorni la nostra difficoltà sarà capire se c'è un'opportunità, perché ripeto, di candidature ce ne sono una marea. Dammi un voto, dammi un numero, un voto al tuo mercato, un voto al vostro mercato. Ma te l'ho appena detto, io sono No, solo contentissimo. in cifre, 10, No, 9. cifre, io sono contentissimo perché credo che abbiamo fatto qui una conferenza così, tra la fine della stagione e l'inizio abbiamo detto quelli che erano i nostri obiettivi, secondo me li abbiamo centrati tutti, siamo stati in linea con quello che ci eravamo proposto, è normale che uno può sempre far meglio perché effettivamente ci sono state delle operazioni che avevamo impostato che sono sfumate, che non
non mi sono andate giù, però ci sono state anche altre operazioni. Livelli di grande spessore sotto tutti gli aspetti, sia tecnico sia qualitativo, ma anche rapporto per quello che abbiamo speso in base ai giocatori che sono arrivati. Quindi, secondo me, abbiamo fatto un ottimo lavoro. La squadra è molto competitiva, adesso dobbiamo solo avere pazienza e la capacità di tradurre tutto questo potenziale in risultati sul campo. Questo è il lavoro normale dello staff, il lavoro normale della società, il lavoro normale di tutti i giorni, che è quello che ci piace più fare. Io stare giornate a Milano a fare delle chiacchiere, poi non è che a noi piace tanto, a noi piace stare qua sul campo, lavorare sui particolari, sui dettagli e convincere questi giocatori che siamo veramente forti. No, diciamo. No, dallo tu il voto. Io sono felice, contento, sono convinto che abbiamo fatto un ottimo lavoro e ripeto, sono anche, diciamo, soddisfatto di aver rispettato tutta una serie di parametri che non è così scontato quando tu hai l'obbligo di fare una squadra che ha molte pressioni, che deve vincere, perché a parole tutti vogliono venire a Parma, però poi quando vai a stringere, a fare dei contratti, chiedono cifre importanti che secondo me non bisogna farsi prendere la mano né perdere la nostra dimensione, altrimenti faremo un calcio che non è quello che vogliamo fare noi. Faccio l'esempio, ieri noi un centrocampista di Serie B ci ha chiamato tramite un giocatore, ci ha fatto arrivare un bel messaggio, voglio venire a Parma, voglio venire a Parma, poi vai a concretizzare, a stringere, ti chiedono cifre o parametri che non sono assolutamente da Lega Pro o adatti a un giocatore di quel momento lì, per dirlo un po' storta. So già che non mi risponderai, ci provo. Da uomo di calcio e da commentatore di calcio, quindi insomma mi hanno tirato una lavora, scrivo nel Parma Calcio. Pietro Leonardi che si aggira per le zone del calciomercato. Ma secondo me è una brutta pagina, nel senso che se uno è squalificato dovrebbe non o perlomeno in questo momento ha vissuto una situazione molto difficile, secondo me sarebbe più, non so, usare l'aggettivo magari Opportuno. più opportuno, più opportuno magari non farsi vedere o non essere così evidente nell'essere presente in situazioni dove magari in questo momento non è giusto esserci, ecco. Anche se poi ci saranno i giudizi, ci saranno delle valutazioni che dovranno essere fatte, però ovviamente ci sono anche dei dati di fatto oggettivi. Senti, tornando alle pressioni, all'obbligo di vincere, per questo anche che avete scelto molta esperienza in ogni reparto. Ma io credo che effettivamente per vincere i campionati ci vogliono giocatori che conoscono la categoria, che abbiano il polso della situazione, soprattutto nella lettura di un campionato lungo e difficile, e che ovviamente hanno già vissuto queste situazioni del genere. Però bisogna anche essere bravi sapendo che dobbiamo fare un giusto mix, perché non è che vinci solo con giocatori di esperienza, ci vogliono anche giocatori che portano energia, freschezza, che diano anche magari quella spensieratezza che in momenti come questi magari è necessaria. Quindi dobbiamo essere bravi a bilanciare tutte queste considerazioni e a mettere in campo quello che è il nostro meglio, soprattutto in considerazione del momento. Probabilmente in questa situazione credo che vanno fatte anche valutazioni su chi ha più freschezza, più energia, perché effettivamente veniamo da un campionato molto carico di lavoro, ci manca un po' di brillantezza, questa è la normalità e magari in questo momento cercheremo, vedo come andremo a fare, di sfruttare i giocatori che magari in questo momento hanno qualcosa in più dal punto di vista atletico, fisico, mentale, un po' più di energia, però io credo che l'esperienza, il mestiere di certi giocatori che abbiamo scelto alla lunga farà la differenza come l'ha fatto del resto l'anno scorso. Senti, una delle possibilità di cui parlavo prima può essere anche Mazzarano, non lo so, giocatore. A Mazzarani, ti dico, è un giocatore che ha determinate caratteristiche, quindi non sto neanche a spiegarle. Però è un giocatore che ci ha colpito molto perché, così, ieri abbiamo fatto una lunga chiacchierata,
ha dato una disponibilità incredibile verso questa piazza, verso questo ambiente, anche con un entusiasmo che diciamo non comune. Per cui noi l'ho ringraziato anche di persona, perché uno che dice io Lega Pro vado solo a Parma già ti trasferisce qualcosa, però è anche vero che non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo, tra virgolette, dobbiamo fare anche delle valutazioni serie dal punto di vista tattico. Il giocatore non lo si può discutere, un giocatore che nel suo curriculum credo che abbia 4-5 campionati di B dove è andato quasi in doppia cifra, un giocatore che ha giocato nell'Under 21, un giocatore che ha giocato in Serie A, io credo che non è in discussione, non sono in discussione le sue abilità o le sue qualità tecniche. Dobbiamo capire in un contesto tattico se è il giocatore che ci può servire o se andiamo così a ingolfare magari alcune caratteristiche e poi ci troviamo corto magari di altre situazioni. Altre domande? Ok, grazie mille.